Professore, quali sono le novità di quest'anno? Le novità sono molte ed entusiasmanti sotto il profilo archeologico, innanzitutto. Questa prima campagna, queste prime quasi 2 settimane di scavo, di questa terza campagna di scavi, che si sta concentrando in particolare nella zona dell'anfiteatro per una serie di ragioni che magari possiamo anche toccare, hanno dimostrato, confermando per certi aspetti alcune intuizioni che avevamo già avuto, la presenza di un edificio di culto, di una chiesa nell'area dell'anfiteatro e quindi il legame con il cimitero che avevamo già incontrato negli anni passati, la presenza del muro dell'anfiteatro in uno stato di conservazione molto interessante, poi, questa è davvero la novità di questi ultimi giorni, un tratto delle mura urbiche della città, della colonia romana di Siponto, molto ben conservato, con vari filari di grandi blocchi in opera, insomma, imponente, con blocchi anche decorati, bugnati, che ricordano la natura anche militare di questa colonia, e quindi la possibilità di farci pensare in prospettiva, con scavi ancora più ampi di quelli che abbiamo messo in campo, di poter esporre parti considerevoli delle mura, magari la porta della città in questa zona della città, esporre l'anfiteatro romano con tutte le fasi tardoantiche e medievali. Quindi, sotto il profilo archeologico, va molto molto bene e si conferma il notevole potenziale informativo che gli scavi possono avere. Se continueremo a lavorare con questa estensione e con questa intensità, o meglio, se potremo lavorare con maggiori mezzi. Dal punto di vista organizzativo-logistico, direi luci e ombre. Ci sono delle luci molto importanti che vanno ampliate, delle ombre che però restano e che anche ci hanno posto qualche preoccupazione all'inizio. Non nascondo che stavamo quasi per rinunciare alla campagna di scavi per una serie di difficoltà di tipo logistico, e queste ombre vanno, se non del tutto eliminate, certamente sempre più ridotte. Terza campagna di scavi a Siponto, circa una settimana, poco più. Cosa sta venendo fuori? Quali sono le novità? Le novità principali riguardano le mura della città, le mura della colonia marittima di Sipontum, che stiamo indagando proprio in questi giorni. Abbiamo già portato alla luce un ampio tratto delle mura, con anche una torre di cui non conoscevamo l'esistenza in questo tratto, una torre quadrangolare che si addossa a questo tratto delle mura che risultano anche essere molto ben conservate, in alcuni tratti, e in altri invece meno, e anche questo è un dato estremamente interessante, perché in questo settore dello scavo noi possiamo un po' ripercorrere in pochi metri quadri tutta la storia di Manfredonia, dalle origini, dalla fondazione, attraverso queste mura, che sono mura imponenti, mura poderose, con filare imbugnato in basso, e poi anche la fine della città attraverso l'asportazione, la rasatura di queste mura, l'asportazione dei blocchi quando la città viene abbandonata. Nella precedente campagna di scavi, l'anno scorso, nella zona dell'anfiteatro, sono state individuate anche delle sepolture. Quali sono le novità che stanno emergendo quest'anno? Siamo riusciti, grazie alle datazioni al carbonio 14, a capire che l'area cimiteriale ha conosciuto una frequentazione che si è protratta almeno dall'VIII nono secolo d.C. fino al XII secolo, quindi un utilizzo dello spazio cimiteriale molto lungo nel tempo. Ecco, stiamo riuscendo probabilmente a mettere in connessione quell'area cimiteriale con un probabile edificio di culto. Dico probabile, quindi con cautela, perché ovviamente
ovviamente siamo ancora ai primi, diciamo, giorni di scavo e stiamo ancora asportando gli strati di obliterazione, di crollo, quindi le nostre sono ipotesi che necessitano poi di essere ulteriormente verificate e, perché no, anche rettificate a seguito dell'avanzamento dei lavori, ma l'impressione è quella di aver intercettato un grande ambiente a sviluppo longitudinale, concluso verso est da una piccola abside. Il cimitero di cui parlavamo si sviluppa immediatamente all'esterno dell'abside, quindi in stretta connessione con l'edificio. Si potrebbe trattare dunque di una chiesa ad una sola navata, quindi a una sola aula, con abside. Ora stiamo cercando di individuare, di definire meglio l'organizzazione planimetrica di questo vano.